diciamo del foco. Cioè, a parte i 180 minuti iniziali, vedevo il vostro cammino, in realtà voi da 5 giornate marciate a 2 punti a partita, che è una signora media. Ecco. È una cosa che tutto sommato ti aspettavi sotto questo profilo? No. E soprattutto proiettandola avanti, cosa ti aspetti? Allora, io credo molto nel lavoro che faccio, l'ho detto ieri in una trasmissione, e soprattutto credo molto nel mio staff e in quello che organizziamo settimana per settimana, per non dire mese per mese. Al cospetto di ciò ero fiducioso, ma non a tal punto, e mi riferisco alla prima giornata Termoli, di vedere una squadra che da fuori sembrasse tale. Quindi è stata una dolce sorpresa. Non mi sono illuso, perché è giusto che sia così, una partita o una rondine non fa primavera, e quindi mi sono un attimino tranquillizzato. Non mi sono demoralizzato quando le cose non andavano per il verso giusto, e non ci illuderemo se dovesse arrivare una serie di risultati positivi, se dovessero arrivare una serie di risultati positivi. Quindi è una media che mi fa piacere, ma che non mi aspettavo assolutamente. Finito. Torniamo alla prestazione di domenica con Potenza, ecco. Le cose buone ce ne sono state, però forse l'avversario non era quello più adatto per avere delle risposte significative. Quali sono le cose buone e quali sono le cose invece da cancellare, visto che le hanno appena regalato una gomma di questa prestazione? Di questa prestazione la prima cosa che mi è saltata all'occhio, ma credo che sia stata evidente un po' a tutti, la differenza di piglio che c'è stata rispetto alla partita precedente. Ma non perché è venuta la vittoria, perché c'è stata una squadra in campo che ha fatto il suo, poi poteva anche conseguirne un pareggio o una sconfitta, anche se sarebbe stata troppo penalizzante per il volume di gioco che abbiamo fatto, per le occasioni create non concretizzate. E quindi mi è piaciuto molto questo, l'ho sottolineato, l'ho detto anche oggi ai ragazzi, chiaramente senza dimenticare ciò che abbiamo fatto una settimana fa. Spero che in futuro, anche prossimo, vediamo sempre un atteggiamento di questo tipo, perché siccome hanno dato dimostrazione di poterlo fare, mi aspetto che venga ripetuto. Poi il risultato non sempre è figlio di una buona prestazione. Mister, io ho notato una cosa che è successa sia a Vicende che anche domenica scorsa nella partita vinta, forse dall'alto si nota meglio. In quelle circostanze in cui noi riusciamo ad arrivare al fondo, e quindi con la palla sulla linea di fondo o nei pressi della linea di fondo, significa che gli attaccanti stanno dietro la linea del pallone. A Vicende è andato Coccia sulla destra e quattro maglie rossonere erano sulla linea di porta aspettando questo passaggio. Domenica scorsa, sotto la curva su, ci va Villani sul fondo e tre maglie bianche sul primo palo. Ma possibile che non si sanno fra di loro che uno va incontro al pallone sulla linea di porta, vabbè, l'altro sulla linea dell'area di porta, l'altro ancora sul dischetto per giocarsi la respinta? Perché tutti vanno come leoche capitoline, parte uno, tutti quanti gli vanno dietro, invece di piazzarsi meglio, visto che invece in difesa eravamo piazzati meglio domenica scorsa, ne abbiamo già parlato. Allora, sul gol, credo che sul primo, sulla palla di Villani, credo che faccia riferimento, c'era Palazzo sul primo palo, subito alle spalle c'era Giglio che ha fatto gol. Sono azioni in cui il Foggia non ha segnato. Però sono partiti per due. Chiaro che non sempre si riesce a rispettare la consegna o a mantenere un ordine. Primo centroporta e secondo palo sarebbe, diciamo, la condizione ideale. A volte può succedere, o perché si tarda il passaggio o perché si tarda la corsa verso la traiettoria del passaggio. Ci sono
insomma, i meccanismi vanno anche un attimino oliati e messi a punto. Non sempre abbiamo questa perfezione, però nell'occasione del gol, e non solo, eravamo ben distribuiti. Anzi, c'era addirittura Coccia completamente solo che aspettava un'eventuale palla sul secondo palo. Quindi, siccome siamo molto attenti ai dettagli, soprattutto avendo come collaboratore Sergio Di Coccia, che si occupa anche di questo, cioè è maniacale, più di me addirittura, che è un pochettino paradossale la cosa. Questo è per rendere ancora più significativa la mia risposta. Cioè, noi stiamo attenti a qualsiasi cosa. Poi, naturalmente, ci può sfuggire qualche dettaglio, anche se è molto difficile, ma non perché siamo presuntuosi, perché ci dedichiamo tutti i giorni a una visione attenta di ciò che è stato il nostro comportamento nell'arco dei 90 minuti e anche oltre. Quindi l'ho notata anche io, l'abbiamo notata anche noi, che a volte ci accentriamo o troppo sul primo palo o siamo troppo in linea facendoci superare dalla traiettoria della palla. Però sono quei piccoli meccanismi che poi con il tempo, secondo me, verranno a migliorare. Perché sicuramente Quinto ha segnato, perché si è messo tra la lunetta e il dischetto, ha aspettato lì la respinta e ha fatto gol. Oltretutto, quindi, è quello che ha iniziato l'azione, sì, è andato poi a concludere. Sì. È un buon, insomma, un buon sintomo. Maglia bianca perché? Perché il Potenza non era, perché il cambio, Potenza... perché non erano degni dopo Bicelli di portare il rossone? No, è troppo cattivo questa qui. No, perché c'era solo un problema di colori. Però da oggi in poi, secondo me, il bianco andrà di moda. Ma Matera porta le righine tipo spalle, quindi si... No, beh, però loro hanno più soldi, possono cambiare. Qualche, diciamo, tra alti e bassi, il Foggia quando capirà, diciamo, il suo ruolo in questo campionato? Questo è un campionato che ho detto che bisogna aspettare ancora un mese, per quanto mi riguarda. Non riesco a dare una precisa collocazione alla squadra del Foggia in questo momento, soprattutto perché non credo che il campionato il nostro girone sia già definito. Il campionato di interregionale a dicembre subisce delle variazioni in corso, squadre che si sfaldano, giocatori che cambiano, e quindi da chi conosce bene la categoria arrivano queste notizie. Credo che, per quanto ci riguarda, che è la cosa più importante, attendiamo ancora un pochettino di tempo per dare un giudizio più preciso, non definitivo, più preciso. A proposito del fatto che a dicembre, poi con il discorso del mercato, a volte comincia un nuovo campionato per certe squadre, quanto può essere importante per il Foggia come ci arriva a dicembre? Anche per dare più voglia. Importantissimo. Noi vogliamo, come dice il direttore sportivo, lo ribadirò fino alla fine, che vorremmo ritagliarci uno spazio importante per dare noia a tante che sono partiti con altri obiettivi. Noi siamo partiti con un po' di ritardo, però nonostante tutto cercheremo di fare al massimo il nostro compito e il nostro dovere soprattutto. Beh, la frase simile la disse Braglia quando fu eliminato in Coppa Italia qui a Foggia, come di quest'abbia, disse: noi adesso pensiamo in campionato a salvarci, dopodiché cercheremo di dare più fastidio possibile. Stanno ancora in Serie B, cioè, fu promosso in B, quindi è di buon auspicio. È di buon auspicio, sì, sicuramente. Speriamo. Ecco, qui ci darà tempo naturalmente per parlare della prossima avversaria, però la prima diciamo idea, i primi input che ti arrivano, ecco, sulla prossima. Una squadra che ha battuto fuori casa la Battipagliese in 10, quindi sicuramente ha una struttura solida, e soprattutto con il nuovo allenatore ha conseguito 4 risultati utili consecutivi, battendo anche squadre di rilievo, vedi Francavilla Insigne. E forse meritava qualcosa in più in classifica, però anche per Sant'Antonio Abate vale lo stesso discorso
che valeva e varrà in futuro per le altre. Quanto il Foggia è determinato, tanto meno è la differenza che si vede laddove inizialmente ci dovesse essere tale differenza. Quindi siamo ancora concentrati molto su quello che noi dobbiamo fare e meno su quello che fanno gli altri, chiaramente senza mai sottovalutare chi abbiamo di fronte, ci mancherebbe, questo è sottinteso. Credo che rispetto molto questa squadra, è ben organizzata. Credo che senza Antonio Abate ci sia il terreno in sintetico. Sì. Questo, dopo aver giocato tanto tempo adesso su un terreno in erba naturale, può creare qualche problema? Sì, potrebbe essere, però ci siamo allenati per 2 settimane a San Marco in Lamis, abbiamo avuto qualche difficoltà nella prima di campionato per il passaggio, e potrebbe ripetersi la stessa cosa o le stesse problematiche, però non so poi fino a che punto sia incida più di tanto, ecco, il campo incide, ma dipende comunque dalla prestazione, ecco, non tanto dal campo. Ecco, invece questa assenza prolungata della Porta per questo problema alla caviglia magari la può costringere, tra virgolette, a rivedere qualcosa dal punto di vista del modo, a cercare nuove soluzioni, perché abbiamo visto che nella seconda parte della partita con Potenza per certi tratti si è visto anche un 4-2-3-1, ecco, in campo, con Agostinone alle spalle di Gigi. Potrebbe essere. Mi piace una squadra che si sappia adattare, senza snaturare quello che è il proprio credo, però se ci dovesse essere la necessità di difendere in 10, difendiamo in 10. Non c'è nessun provincialismo o tipo di vergogna da nascondere, assolutamente. Che bilancio fa di questa variazione tattica che avete apportato, con cui vi disponete in fase di possesso in queste due partite? Se una delle ragioni può essere stata quella di trovare una posizione un po' più congeniale per alcuni giocatori, tipo penso ad Agostinone o Palazzo. Oh. Se pensate di insisterci, insomma, che vediamo, valutiamo settimana per settimana in base anche all'avversario, a come stanno i miei giocatori, a ciò che si può fare per riuscire a fargli rendere un po' meglio, una serie di cose, ma non ci saranno grossi cambiamenti, assolutamente. Non possiamo cambiare tutte le settimane, bisogna anche lavorare su un filo logico, cercando di snaturare il meno possibile quelle che sono le certezze della squadra. Mister, l'essere passati da una domenica oggettivamente brutta come quella di Bisceglie a una oggettivamente bella come domenica scorsa contro il Potenza, può aver insegnato qualcosa anche nell'equilibrio di certi giudizi che vengono dati magari anche dagli addetti ai lavori? È una lezione che si... Ora, chi fa parte di questo mondo sa che oggi sei da 9, forse tra una settimana, 2, non mi meraviglia questo, e non mi spaventa neanche, personalmente non sarei meravigliato e neanche, come dire, non ci rimarrei neanche male, perché è un mondo che un pochettino ho imparato a conoscerlo. Forse qualche ragazzo ne potrebbe un attimino risentire. Però cerchiamo anche in questo di schermare l'ambiente spogliatoio, cercando di far arrivare messaggi più che altro costruttivi o consigli costruttivi. Beh, qualche ragazzo, io credo che i ragazzi, anche i più piccolini d'età che per regolamento dobbiamo schierare, hanno quasi un semestre in più di vita. Quando arriverà maggio qualcuno di loro sarà cancellato dagli under perché l'hanno venduto i 92, non faranno più parte, quindi sono ragazzi, sì, il primo giorno, però man mano poi diventano anche uomini. Sì, ma infatti questi sono le batoste di Bisceglie, le critiche di Bisceglie serviranno nel loro percorso, e io sono uno di quelli che secondo me lo dico sempre a loro: voi dovete saper gestire le emozioni, che siano positive o negative, non vi dovete abbattere quando un giornalista, un amico o l'allenatore stesso vi fa notare che forse era il caso di assumere atteggiamenti diversi, e non vi dovete illudere se fate 4 gol, 5 gol o state comunque facendo un buon campionato.
perché basta un attimo per perdere di vista quello che è l'equilibrio ottimale per arrivare in fondo, perché 10 mesi di campionato sono 9, quelli che sono abbastanza impegnativi. Perché io ragazzi intendo gente non che non sarà più under, ma gente che non ha campionato alle spalle, che non sa cosa significa giocare per un qualcosa di concreto. Alcuni hanno lasciato il settore giovanile da qualche mese, non lo dimentichiamo questo. Io non lo dimentico e cerco di più possibile di far arrivare meno notizie che possano danneggiare quelle che sono le convinzioni di un ragazzo di 18-19 anni. Poi ognuno rimane e continua a fare il proprio ruolo, il proprio mestiere, ci mancherebbe altro. Però anche attraverso critiche, possibilmente se sono costruttive, vi avviene la crescita di questi ragazzi. In questo momento bisognerebbe avere un attimino di buon senso, ma solamente per poco tempo, ecco, come stanno dimostrando molte persone. Forse non tutte, molte. 8 partite ufficiali, perché Termoli non era né un amichevole né una scampagnata, ci è costata la Coppa Italia. Allora, abbiamo visto Basta finalmente all'ottava partita giocare come sa, perché io mi aspettavo molto, perché lo conoscevo, finalmente. Lo stesso Agostinone, abbiamo detto domenica, per me ha giocato bene perché ha giocato nel ruolo suo, ma lei ha perfettamente ragione quando dice, ma come, uno che sa giocare, o un po' più a destra, un po' a sinistra, un po' più avanti, un po' più indietro, non deve sbagliare il pallone, insomma. Però si è visto questo miglioramento. Dopo 2 mesi è giusto che si vedesse, no? All'inizio io, che conoscevo meno questi ragazzi, nonostante alcuni sono famosi e conosciuti, tipo Agnelli, vabbè, lo conoscevo, Agostinone l'avevo visto in qualche occasione, però solo avendo il contatto quotidiano ti puoi rendere conto realmente dove possono arrivare. E sinceramente da Agostinone mi aspetto sempre quel qualcosa in più. Sono quei giocatori destinati a darti qualcosa in più, non c'è poco da fare. Al di là se giocano a centro, a destra o a sinistra, in questo convengo con la sua analisi. Io prendo spunto dalla Goviano di domenica, Ischia Grottaglia, ma non per parlare di questo campionato. Il Grottaglia ha detto loro hanno fatto bene, dovevano vincere, hanno vinto, hanno fatto 9 gol. Campilongo ha detto, io a un certo punto ho detto ai miei su quali di fermarsi. Io la penso che una squadra quando può vendemmiare deve fare quanti più ne può di gol. Poi mi dirà lei come la pensa. Molti allenatori magari si fermano e dicono, c'è il ritorno, poi se cominciamo a irridere al ritorno poi non ci danno i punti, si mettono più di impegno, al ritorno i punti contano di più. Però invece credo che per la classifica canoniere, per il valore di ciascun giocatore, anche di un centrocampista che si trova a segnare un gol in più in un anno perché quel giorno si vince nuovo, io credo che non bisogna mai, mai fermarsi. Noi non ci siamo fermati, noi abbiamo avuto... Non faccio riferimento a quella, proprio lei come la pensa, come la pensa... Io la penso che sport sempre, se non si scade nell'offesa, secondo me bisogna continuare a giocare. Anche perché non sarebbe rispettoso verso coloro che sono venuti al campo. Poi diventa ciò che non accetto se si inizia a ridere l'avversario, tunnel, pallonetti, oppure quella superiorità che può appartenere solo a quella domenica. E quindi sono atteggiamenti che io non condivido né se dovessimo trovarci sotto e tantomeno se come domenica in vantaggio di 4 gol, assolutamente. Ecco, l'ultima cosa che volevo chiedere per quanto mi riguarda. Ho notato dall'inizio, diciamo, del campionato che hai dato fiducia e subito ad alcuni tuoi giocatori, anche immediatamente dopo alcune prove oggettivamente a volte non positive. Non entro nel dettaglio perché è un discorso generale, cioè è una strategia, insomma, la tua ben precisa di gestione del gruppo, e quanto ti porti dentro con questo esperienza che hai comunque avuto importante da calciatore, cioè magari avrai trovato qualche allenatore che te l'ha data la fiducia o altri col fucile schianato che il primo errore non te la davano la seconda chance. Sinceramente è stato un problema che non mi è mai riguardato, me l'hanno sempre data tutti, non so perché, ma me l'hanno sempre data. Personalmente credo che ogni giocatore
ha diritto a una seconda chance. Non si può responsabilizzarlo oltre misura anche dopo un errore machiavellico. E quindi penso che per la gestione del gruppo e personalmente per come ho vissuto io il calcio e per come vivo la vita, una seconda possibilità va data a tutti.